L'antiossario ha dimenticato una vergogna, il restauro mai cominciato di uno dei simboli della città. Ciminiera a rischio crollo, chiuso parte del parcheggio sotto le mura di Marostica. Il Bassano in rimonta, batte il Carmenta e vola ai quarti di finale di Coppa Veneto. Guinness World Record per Alberto Bonaldo, 12 ore consecutive di tiri a piattello. Riapre entro l'anno la Camera di Commercio a Cittadella, una buona notizia per le imprese. Un Natale senza luminaria, stamattino di Luperi, i soldi andranno alle popolazioni colpite dal maltempo. Nuova edizione di Bassano TG, buonasera a tutti voi telespettatori. Archiviate le celebrazioni per i 100 anni della fine della Grande Guerra, però non vogliamo che vengano archiviati i lavori di ristrutturazione del Tempio Ossario, il nostro primo servizio. Speriamo che in seguito sistemino, facciamo qualche cosa, si spera sempre. Anche noi lo speravamo, la speranza con il passare dei mesi ha lasciato spazio allo sconforto. Sembra che il restauro del Tempio Ossario sia stato dimenticato, da priorità a problema. Nell'anno in cui si celebravano i 100 anni dalla fine della Grande Guerra ci si attendeva un intervento risolutivo e invece niente. Si muovono, ma darsi veramente una mossa. E qua mi sembra che in generale tutti si siedono sugli allori. E questo è il sentire comune. Anche noi di Rete Veneta giriamo l'appello. Chi di dovere si dia una mossa. Il colmo è che con l'appoggio della nostra emittente era stato presentato un progetto per il recupero di questo simbolo della città di Bassano, ma si è preferito seguire un'altra strada. Ho visto che comunque rappresenta anche la città di Bassano, quindi sì, sarebbe interessante che lo mettessero a posto. Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, in questi giorni è impegnato a raccogliere le firme. Vogliamo far diventare il Tempio Ossario un luogo del cuore. E oggi più che mai è importante che si continui questa raccolta, perché ieri sono finite le festività, le commemorazioni del centenario. Il Tempio Ossario è ancora imbracato con queste brutte parallele di legno che sembrano non finire mai, l'interno è uguale, ancora più abbandonato, e non vogliamo che ci sia il dimenticatoio totale di questa bellissima nostra chiesa. Firmate, firmate, firmate. Torneremo a fare pressione su chi ha la responsabilità di questo lavoro perché metta in campo un restauro finalmente risolutivo. Ora parliamo delle banche di credito cooperativo, perché il governo sta finalmente rivedendo la riforma voluta dall'ex premier Matteo Renzi. Riforma delle banche di credito cooperativo. Il governo prova a correggere il tiro con una serie di emendamenti presentati dalla Lega su uno dei pilastri portanti della riforma Renzi, ovvero l'obbligo di adesione degli istituti di credito ad uno dei tre grandi gruppi del panorama bancario, i CREA, Cassa Centrale Banca di Trento e il terzo facente capo alla realtà della provincia di Bolzano. Nel decreto mille proroghe di luglio il governo ha ampliato da 90 a 180 giorni il periodo concesso alle BCC per firmare il patto di coesione, ovvero l'atto con il quale confluire nelle holding. Ora la Lega in Senato ha presentato emendamenti al decreto fiscale che consentirebbero alle BCC con un patrimonio inferiore a 100 milioni ma con requisiti patrimoniali e di liquidità adeguati di scegliere se aderire alle holding oppure di dotarsi di sistemi di garanzia istituzionale. Una proposta che mette in seria discussione l'impianto del quadro normativo Renzi, che così come è formulato rischia di far perdere l'autonomia alle banche del territorio. Un'autonomia che ha sempre consentito loro di agire e di muoversi per dare risposte alle esigenze del territorio. Il dibattito parlamentare è aperto. Nel dialogo con il Movimento 5 Stelle si valutano diverse opzioni, ma la Lega tira dritto e punta proprio a cancellare il tanto temuto obbligo di adesione. La Marostica rischia di crollare la vecchia ciminiera in centro storico lungo le mura e il comune è costretto a chiudere il parcheggio per garantire la sicurezza dei cittadini. Sentiamo il prossimo servizio. Il problema è che questa vecchia ciminiera rischia di crollare. Siamo a Marostica, la struttura che una perizia tecnica individua come pericolante si trova all'interno dell'area Azzolin in pieno centro storico. Il comune, preso atto della situazione, è corso ai ripari chiudendo parte del parcheggio di Viale della Rimembranza sul lato ovest della cinta muraria. Abbiamo deciso di trasenare una parte del parcheggio in Viale di Rimembranza dopo una perizia che ci è sopraggiunta da Banca Popolare Busbank per problemi di staticità alla ciminiera all'interno dell'area ex Azzolin
di loro proprietà. Massima sicurezza per i cittadini, l'area trasenata è più ampia rispetto a quella dichiarata in perizia, appunto perché abbiamo a cuore la sicurezza della città. I posti off limits sono 25, rimarranno trasennati fino a quando la proprietà non interverrà sulla struttura della ciminiera per scongiurare il rischio crollo. I tempi non sono ancora chiari. Vi ricordo il nostro TG Linea Aperta di questa settimana che si occupa dei vostri problemi che vivete ogni giorno, quindi noi poi Diretta Veneta li sottoporremo alle istituzioni. Quindi il quesito è il seguente: sfoco e degrado vicino a casa vostra, segnalateci cosa non va e noi via sms, fax oppure via email. Siamo ora al calcio. Successo ieri per in Coppa Veneto per il Bassano 1903 che supera in misura il Carmenta e vola ai quarti di finale. Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare e i giallorossi hanno centrato un obiettivo importantissimo, fondamentale per il proseguo della stagione. La rete di Battistella al 32esimo della ripresa fa esplodere il mercante. È il gol che timbra il passaggio ai quarti del trofeo Veneto di prima categoria, quella coppa che, se conquistata, potrebbe significare passaggio di categoria garantito. I bassanesi lo sanno benissimo e anche se alle prese con problemi di squalifiche e infortuni, Mister Maino schiera in campo una formazione rimaneggiata nei nomi certo, ma non nella sostanza. Sotto di una rete, dopo il primo quarto d'ora, i giallorossi tirano fuori grinta e tecnica e recuperano un match tutt'altro che scontato. A pareggiare i conti, dopo l'ennesimo palo colpito da Battistella e un legno che per una volta salva i bassanesi, ci pensa Frangu, che quasi allo scadere della prima frazione di gioco infila Peruzzi con una punizione perfetta dal limite. Nella ripresa il Bassano sale in cattedra, guadagna metri su metri fino al vantaggio firmato da Battistella, che ritrova il gol dopo qualche turno di digiuno e porta il 1903 ai quarti di coppa che si disputeranno il prossimo 30 gennaio. Questa sera non era facile, poi la partita si è messa male subito perché al primo calcio d'angolo abbiamo preso gol. Poi però piano piano abbiamo iniziato a fare le nostre azioni, abbiamo trovato il gol e poi nel secondo tempo siamo riusciti a chiudere la partita. E dopo domenica non era semplice fare una prestazione del genere, e sono molto felice per me, per i compagni, per tutto il lavoro che facciamo e anche per tutti i tifosi. Dobbiamo essere più costanti, non possiamo fare prestazioni come Badoara e prestazioni come Campetra. Stiamo crescendo, dobbiamo crescere e sicuramente avremo delle grandi soddisfazioni quest'anno, sono sicuro. La squadra ha dimostrato di saper tirare fuori la grinta quando serve. Peccato per la battuta d'arresto in campionato, ma siamo sicuri che i giallorossi già dalla prossima partita torneranno a farsi valere sul rettangolo di gioco. Un anno fa la scomparsa di Sofia, ritrovata poi senza vita alla vigilia di Natale sul Monte Grappa. Era il 15 novembre quando di Sofia si erano perse le tracce, scomparsa nel nulla fino alla vigilia di Natale. Il corpo venne ritrovato in una scarpata all'altezza di uno dei tornanti della strada che da Bosco porta verso Cima Grappa. Il suo compagno, albanese Pascale, invece, venne trovato impiccato nella sua abitazione 12 giorni dopo la scomparsa della donna. Due persone morte ed un giallo che è ancora tutto da risolvere. La procura di Treviso è in attesa dell'esito della rogatoria presentata alle autorità statunitensi per l'accesso ai server che consentiranno di esaminare con attenzione i profili Facebook di Sofia, quello di Pascale albanese ed una serie di indirizzi mail. Forse proprio da questa chat si attendono delle risposte ed una svolta in un'indagine ancora aperta. E ancora cronaca con il risultato dei servizi di controllo contro i furti da parte dei carabinieri ed altre notizie nel prossimo servizio. Tezze sul Brenta. Hanno visto la gazzella dei carabinieri e hanno subito cambiato direzione. I militari dell'arma li hanno seguiti e fermati. Quattro cittadini albanesi a bordo di un'auto, tutti con precedenti. Una volta portati in caserma, sono stati denunciati per ricettazione perché avevano dei monili in oro di cui non hanno spiegato la provenienza. Su uno dei quattro poi pendeva una condanna a più di un anno di reclusione emessa dal tribunale di Macerata. Per lui si sono spalancate le porte del carcere.
Resana è rimasto con il braccio incastrato nella fresa del trattore, brutta disavventura sul lavoro per un agricoltore. In via Angar sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare l'arto del malcapitato. I pompieri hanno lavorato per mezz'ora, poi lo sfortunato è stato consegnato agli uomini del 118 che l'hanno portato in ospedale. Sul posto anche lo Spisal. Marostica. È stato consegnato nei giorni scorsi il cantiere per la sostituzione delle reti fognarie nelle vie Panica e Praelle. Lo fa sapere ETRA. Un investimento da 892.000 euro che permetterà di risolvere i problemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue di insediamenti residenziali, attualmente serviti da una vecchia rete di fognatura di tipo misto che recapita dopo semplici pretrattamenti di chiarificazione in corsi d'acqua superficiali caratterizzati da scarsa portata e bassissima capacità di autodepurazione, con evidenti ricadute negative sull'ambiente. Romano De Zelino. Il comune ha pubblicato il bando per l'aggiornamento della graduatoria 2018-2019 per l'eventuale assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. A Romano ad oggi sono presenti 12 alloggi di ERP e al momento sono tutti occupati. Per questo fa sapere il vice sindaco Lorenzo Zenna. L'ATER di Vicenza sta cercando in zona immobili da acquistare e trasformare in edilizia residenziale pubblica. ATER cerca complessi immobiliari già realizzati in fase di realizzazione o di recupero, composti da un minimo di 6 unità abitative. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via Righetto a 9 per spegnere le fiamme divampate all'interno di una delle cabine di verniciatura dell'azienda Allosystem. Il rogo ha interessato l'impianto ma non ha intaccato fortunatamente l'edificio. Anche le altre cabine presenti in azienda sono state risparmiate dall'incendio. Cambiamo argomento perché il Guinness World Record ha convalidato la prova di tiro al piattello di Alberto Bonaldo, il recordman di Rossano Veneto, e noi l'abbiamo incontrato. Questa è stata una prova veramente emozionante, ce l'ho fatta, ma veramente una soddisfazione enorme. Alberto Bonaldo, il recordman di tiro a piattello di Rossano Veneto, è riuscito nella sua impresa. Dopo il primato dello scorso anno riconosciuto dalla federazione tiro al volo, in 10 ore 1625 piattelli lanciati, 1190 colpiti, il 9 settembre ha sfidato e superato se stesso ottenendo la convalida del Guinness World Record. Ha sparato per 12 ore di seguito. 2093 piatti lanciati e ne ho colpiti 1775, su 1775 ho fatto 197 secondi, media è stata molto buona, media di 21,2 sui 25 piatti, mentre quella media percentuale 100% ha fatto 84,8%, penso che è una media altissima. Il certificato è arrivato qualche giorno fa, 2 mesi dopo la prova. Bonaldo lo mostra orgoglioso e soddisfatto. I duri allenamenti in Italia e in Australia lo hanno portato all'appuntamento con la sfida mondiale in piena forma. Veramente una soddisfazione, soprattutto anche nel campo tiro a volo Vecchio Piave, che mi hanno accolto. Il campo era impeccabile, una cosa veramente bellissima e una grande dimostrazione anche per i fucili per assi, che ci sono comportati bene, non mi hanno lasciato a piedi, ma anche io ho dimostrato che ci sono. Entusiasmo e passione lo spingono ad affrontare sempre nuove sfide con obiettivi di volta in volta più ambiziosi, ma l'uomo da battere è sempre lui, Alberto Bonaldo. Che cosa hai in mente adesso? È in mente che adesso l'emozione mi sta prendendo, ma devo superarla ancora, però intenzione, quello che ho fatto vedere è venuto fuori veramente spettacolo. E per l'anno prossimo, non so, vediamo. Apriamo la pagina dell'Alta Padovana con alcune notizie del territorio nel prossimo servizio. Cittadella, torna operativo il presidio territoriale della Camera di Commercio. Una vicenda segnata negli anni da tanti alti e bassi e che sembrava essere arrivata ad un epilogo definitivo. Dal 21 febbraio infatti il servizio è stato sospeso temporaneamente con data da definire, come recitava la nota diffusa dall'ente camerale. Ma ora, a distanza di quasi un anno, si riapre uno spiraglio. L'ufficio per le imprese dovrebbe essere riaperto all'ombra delle mura. I responsabili fanno sapere entro l'anno.
Carmignano. A lanciare l'allarme è stato il sindaco Alessandro Bolis, riferendo di essere stato avvisato sulla presenza di persone che, dicendo di essere incaricati dal comune stesso, suonano ai campanelli per chiedere informazioni circa presunte corse notturne sulla rotonda di Viale Margherita. Ho già mandato più volte la polizia locale a fare le opportune verifiche. Oltre a non risultare nulla di pericoloso per la sicurezza, vi consiglio di non dare retta a queste persone non incaricate dal sottoscritto e dall'amministrazione. Questa la netta presa di posizione di Bolis. San Martino di Lupari. Sarà un Natale nel segno della solidarietà quello del 2018. Il comune, guidato da Gerry Boratto, ha scelto infatti di rinunciare ad allestire la piazza con il tradizionale abete natalizio e ad acquistare nuove luminarie per devolvere invece il denaro abitualmente investito per le festività di fine anno al comune di Agordo, fortemente colpito dal maltempo delle scorse settimane. Agordo nel cuore è il nome del progetto che prevede anche l'avvio di una raccolta fondi tra i cittadini di San Martino, aprendo un apposito conto corrente. Siamo al termine del nostro telegiornale, vi ricordo questa sera la diretta di Focus alle 21.20. Ospiti del direttore saranno questa sera Nicola Attalmi, Roberto Caona, Gian Antonio Darè, Laura Puppato, Simone Scarabel e Marino Zorzato. Ora vediamo le previsioni del tempo di domani. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci. La freschezza e genuinità dei prodotti del nostro territorio li trovi da Cherubin. Scopri il sapore delle nostre soppresse senza conservanti a 15,90 € al chilo e del merlacco a 9,90 € al chilo. Le previsioni per domani: cielo sereno e poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature in calo rispetto al giorno precedente, anche sensibile sui monti. Venti sulla pianura da nord-est, andando dalla costa alla pedemontana da moderati tesi a deboli moderati. Nelle valli, deboli con direzione variabile. In alta montagna, deboli moderati da nord-est. Cherubin, assapora tutta la dolcezza delle nostre crostate artigianali. Vieni a trovarci sabato 17 novembre, oltre 4 metri di crostata in degustazione. Cherubin, a Bassano, via Gobbi.